È necessaria una ripresa dell'organizzazione sanitaria assistenziale nel territorio. Ecco perché è stato creato un tavolo permanente per ridare dignità al diritto alla salute, per una vera ripartenza che non veda nessuno rimanere dietro negli ospedali e presso lo SPOC del capoluogo del Pollino, ridefinendo bisogni preeminenti di personale e di unità specialistiche. È stato il fil rouge dell'incontro nella sala giunta del Palazzo di Città di Castrovillari, presieduto e convocato dal sindaco Domenico Lopolito, è rivolta ai primi cittadini, ben pochi purtroppo in verità, del distretto sanitario, del sindacato, delle associazioni, con la presenza del consigliere regionale Ferdinando Laghi. Tra le prime richieste la riabilitazione intensiva e l'avvio delle sale operatorie dello SPOC di Castrovillari. È chiaro che una spinta in questa fase può venire dalla riabilitazione, che è facile da attuare dal momento che c'è già il reparto pronto a funzionare, ma è normale che tutto passa attraverso le assunzioni e allora il problema vero è quello di utilizzare per fare presto le graduatorie dove già esistono, se necessario fare ricorso anche a graduatorie esterne di altre ASL previa autorizzazione, perché non possiamo perdere tempo. Che la CGIL chiede dal 2020 è la strategia per affrontare insieme il problema dei problemi, perché di salute purtroppo in questo territorio si muore e senza un approccio di sistema e di territorio largo noi corriamo il rischio di favorire una guerra fra poveri che non aiuterà a risolvere il contesto e la situazione. Quindi diremmo tavolo permanente che diventi il tavolo che fa la fotografia delle reali esigenze dell'ospedale ma anche della medicina di territorio per elaborare una proposta comune da portare all'attenzione dell'ASPO provinciale. Oltre alla riabilitazione intensiva, esamineremo, ha sottolineato il consigliere regionale Ferdinando Laghi, impegnato sull'importanza di dare dignità e riscatto ai presidi e al loro ruolo nei confronti della collettività, la situazione complessiva dell'ospedale di Castrovillari. Di una medicina territoriale che non è mai stata a livelli così bassi, in primo luogo per la desertificazione delle strutture sanitarie che vengono in qualche modo lasciate a se stesse, per cui io capisco che ci voglia un'azione di programmazione, però i tempi non possono essere quelli della burocrazia e dell'amministrazione di sempre, perché altrimenti non si riuscirà e non si riesce neanche a bilanciare il flusso in uscita dei pensionati con quelli da assumere. Perché è chiaro, parliamo di Castrovillari come ospedale SPOC, parliamo di Cosenza come ospedale hub, che se funzionano funziona anche la rete territoriale sui nostri territori, quindi anche Mormanno, Lungro e San Marco. È chiaro che quello che rivendichiamo è il personale, perché noi abbiamo a Mormanno, così come a Castrovillari, reparti e personale di eccellenza che vanno però integrati di contenuti. Si faceva l'esempio degli OSS che mancano, degli infermieri, dei medici, ed è chiaro che noi possiamo realizzare tutte le strutture di questo mondo, anche con le risorse del PNRR, ma se non la riempiamo poi di contenuti non riusciamo a garantire quelli che sono i servizi sanitari sul territorio. E soprattutto dopo la pandemia ci siamo resi conto di quanto sia importante avere una sanità territoriale che funzioni. Intanto il sindaco Lopolito, raggiunto da una telefonata del commissario Vincenzo Laregina, ha comunicato ai presenti che le sale operatorie verranno consegnate in questo mese. Quindi vedremo la luce a breve, queste sono informazioni di prima mano che ho, però è bene farle dare a chi ci ha lavorato. Nello specifico il commissario Laregina, perché si è impegnato tanto, ha preso un impegno e l'ha portato a termine.